Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pepe Vacca Collectibles. Oggi vi parlo nuovamente di carte collezionabili e lo faccio con una collezione ormai datata di qualche mese. Infatti so benissimo che già mezza YouTube Italia ha fatto un video dedicato a questa collezione, sto parlando ovviamente delle Marvel Battles di Panini, però sti cazzi io vi lo porto lo stesso, il mio video, la mia versione. Oggi sono qui ad aprire insieme a voi lo Starter Pack che contiene l'album da collezione, tre pacchetti di carte e tre card limited edition e anche un Eco Blister che invece ha tre pacchetti di carte e una carta in edizione limitata. Quindi ragazzi, non perdiamo tanto tempo e cominciamo con lo Starter Pack. Starter Pack che potete trovare sia in edicola sia sul sito ufficiale Panini al costo di 8 euro. Come vi accennavo in apertura, contiene l'album da collezione, tre bustine e tre card in edizione limitata. Ovviamente è in busta, nulla di particolare. Andiamo ad aprirlo con l'aiuto delle forbici in modo molto aggressivo e prepotente. Ed ecco qui l'album. Le figurine, le card sono messe così. Ok, allora intanto questa è la prima, seconda e terza card in edizione limitata che andiamo a vedere subito. Intanto la prima cosa che mi salta all'occhio è che le card sono con i bordi taglienti, spigolosi, quindi non sono stondati, un po' vecchio stile, ma comunque le card mi sembrano molto molto belle, almeno queste in edizione limitata. Qui abbiamo Thor contro Thanos, sulla parte posteriore ovviamente Limited Edition, Marvel Battles e il logo di Panini. Venom contro Carnage, non so se riuscite dalla camera a cogliere quelli che sono i vari effetti, sono molto ben fatte queste in edizione limitata, mi piacciono. E questi invece, vari personaggi generici, gli Avengers contro Red Skull in questa circostanza. Molto belle queste card limited, sono ovviamente queste tre. Poi abbiamo i tre pacchetti che hanno delle grafiche differenti, come potete vedere, che apriamo fra poco. Come prima cosa invece andiamo a vedere un attimino l'album. L'album che è nulla di nuovo rispetto a quello già visto in altre collezioni Panini, quindi con qualche foglio, dovrebbe essere una ventina di fogli, se non mi sbaglio. Molto leggeri, di scarsa qualità, però visto il prezzo, ragazzi, considerando che un pacchetto di Marvel Battles costa all'incirca 1,50 euro, quindi sono tre pacchetti, 4,50 euro. Quest'album, praticamente, se non vogliamo considerare le carte Limited Edition, è come se l'avessimo pagato 3,50 euro. Ovviamente si possono inserire le card da sopra, questa cosa non l'apprezzo tantissimo perché tendono poi a scivolare se dovessimo, diciamo, ribaltare l'album, però insomma, dai, tutto sommato per questa cifra va più che bene. Ovviamente poi sia la cover frontale che quella posteriore possono essere rimosse. Io mi sono procurato altre due cover, così evito di toglierle dall'album, e sono queste qui. Una che va a spiegare un attimino quello che è la collezione e l'album, e una invece con la checklist completa. Andiamo a dare un'occhiata veloce, qui abbiamo ovviamente il resoconto di che cosa stiamo guardando e qui quelle che sono le card. Avremo 80 card personaggio, quindi character, 25 card azione, 25 versus, 25 group, 15 alter ego e 10 face off. Quindi sono tutte card differenti l'una dall'altra, ovviamente in base alla categoria. E sembrano promettere abbastanza bene. Un'occhiata veloce anche alla checklist che divide il totale di 175 card nelle varie categorie. Qui abbiamo ad esempio le card personaggio che sembrano appunto promettere molto bene a livello di grafica, poi vedremo. Abbiamo card alter ego, card face off versus e group. E nella parte finale ovviamente le card azione che sono tra le mie preferite, così a una prima occhiata, perché vanno a riprendere varie scene tratte dai fumetti. Ovviamente poi la possibilità da parte di Panini
Panini sul sito di andare a recuperare le card mancanti qualora ce ne mancasse qualcuna. E io direi di cominciare subito con lo spacchettamento di questi tre pacchetti per poi andare a procedere con le cobliste. Cercherò di fare un video abbastanza veloce, ragazzi, perché appunto, come vi dicevo in apertura, immagino che tutto già visto. Cercherò di non rovinare né il pacchetto né le card, ma mi sembra una. Ecco qui. Andiamoli a spacchettare. Qui troviamo subito Electra. Ah, sono un po' strane come sono messe, alcune sono al contrario. Comunque, questa è una di quelle card scene. Questa è molto bella. Tra l'altro ha una specie di foilatura molto bella anche questa. Captain Marvel. Andiamo avanti con Vulture, Magneto. E poi questa che tipo, che categoria è? Ah, una group card con gli Young Avengers. Molto belle. A livello di qualità delle card sono piuttosto rigide, nulla di particolare, ovviamente. Nulla a confronto con card di maggior pregio, come ad esempio quelle di One Piece o di Dragon Ball, insomma, nulla di particolare come qualità. Stiamo pur sempre parlando di card un po' così. Qui abbiamo il Dottor Doom, di cui tra l'altro è stato appena annunciato che sarà interpretarlo nei Fantastici 4, proprio, scusate, non nei Fantastici 4, ma nel prossimo film Marvel, proprio Robert Downey Jr. Qui abbiamo il nostro face off, una face off card, anche questa molto bella, bellissima. Insomma, dai, come grafiche mi piacciono molto. Vi dico, sono messe un po' in modo particolare all'interno dei pacchetti, un po' qualcuna al contrario, qualcuna. Questa è un'illustrazione che abbiamo trovato anche nell'album di figurine di Spider-Man, che tra l'altro trovate qui sul canale. Andiamo con l'ultimo pacchetto di questo starter pack, sperando di non rovinarlo. E poi andiamo ad aprire l'Eco Blister, che ha appunto una card limited edition e tre pacchetti a sé. Qui abbiamo Collector, un'altra delle card con le scene, quindi un'action card, Daredevil, bellissima, questa di Wolverine, azzeccatissima per il periodo. Questa anche è orizzontale con il buon Iron Man e Nick Fury. Ok, ora Eco Blister, quindi confezione in cartone. Perdonatemi se spacco tutto in questo modo senza nessun ritegno. Andiamo a prendere i tre pacchetti e la card che probabilmente sarà qui in mezzo. Eccola qui. Andiamola a vedere. Oh, è bellissima. Thor contro Loki. Queste illustrazioni mi piacciono tantissimo, sono semplicissime, ragazzi, c'è semplicemente uno sfondo con una foilatura e qualche motivo e il disegno, diciamo, in rilievo, nulla di particolare, comunque molto carina. Questa sarà la quarta card in limited edition. Non so quante card limited edition ci siano, credo 5, come per la maggior parte di queste collezioni, anche per gli album di figurine. Ma poi mi informerò ovviamente se farò un altro video dedicato a questa collezione. Qui abbiamo i Defenders, bellissimi. Anche questa con una foilatura molto bella, ma face off, bella. Qui abbiamo i Masters of Evil, Thor, Lady Thor ovviamente, e Iron Man, molto bella questa anche, con ancora la testa che si svitava. Ok, gli ultimi due pacchetti. Poi fatemi sapere ovviamente se anche voi state facendo questa collezione, ormai vi ripeto è un po' che è uscita, quindi è probabile che alcuni di voi che stavano guardando questo video, bella questa di Ghost Rider, è probabile che alcuni di voi che staranno guardando questo video già probabilmente l'avranno completata. L'intenzione è quella di completarla, ragazzi, ovviamente, perché le cose non sono abituato a lasciarle a metà. E poi non so, o vi porterò un video unboxing di qualche pacchetto o probabilmente direttamente il video a collezione completa. Qui abbiamo già
Primo doppione, secondo doppione, terzo doppione, fantastico. Pacchetto questo qui della vergogna, praticamente. Quindi, un bel po' di card, ragazzi, nulla di particolare, ma comunque sono veramente molto molto soddisfatto. Le card limited edition e vi ripeto, questo è l'album in cui poi ovviamente c'è la possibilità anche, stavolta l'hanno messo girato, ma questi sono gli adesivi da poter mettere in ciascuna pagina per numerarle. Ora andiamo per le conclusioni finali e i saluti, ragazzi. Quindi, in conclusione, questa collezione Marvel Battles è molto interessante, con delle grafiche e delle card molto particolari che mi piacciono tantissimo. Mi ha incuriosito molto questa collezione perché, appunto, come vi dicevo durante il video, vengo dalla collezione Panini dell'album di figurine di Spider-Man, che aveva ovviamente anche le solite 50 card più quelle in edizione limitata, che erano molto interessanti perché erano disegnate da degli illustratori, erano scene ritratte spesso dai fumetti e quant'altro, quindi mi interessava molto quello stile lì. E qui mi sembra che, almeno per la maggior parte delle card, ci siamo. Quindi mi interessa molto continuare la collezione, io sinceramente andrò a completarla, quindi fatemi sapere voi che cosa ne pensate e se soprattutto volete che porti altri contenuti per quanto riguarda le Marvel Battles. Per il resto, ragazzi, se vi piace il video, se vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e sappiate che su questo canale ci sono sì action doll e action figures come argomento principale, però comunque, come vedete, ogni tanto qualche prodotto da edicola, qualche card, come le card di Naruto Kaio, album di figurine Panini, album di card e quant'altro, sono sempre i benvenuti sul canale. Quindi ragazzi, se vi va, seguitemi, seguitemi anche sui social, trovate qui sotto in descrizione tutti i link relativi e ci vediamo come sempre a un prossimo video. Ciao ragà, a presto!